per il tutto. Certo, fai fatica, anche i ragazzi stessi. Loro devono capire che il genitore non è preparato. Loro hanno avuto anni di sofferenza, magari anche, o di momenti di sofferenza lunghi prima di poterne parlare. E quindi anche noi dobbiamo capire che loro sono stati soli tanto tempo prima di parlare con noi o di dircelo. E chi li ha aiutati? Ci sono i ragazzini come lui che sono più tosti, no? Ma ci sono di quelli che veramente stanno molto male. L'altro giorno a Verbania un ragazzo ha tentato suicidio. Ancora esistono queste cose. Ecco che cos'è che dobbiamo cercare di... Perché l'omofobia interiorizzata è talmente alta, ma perché anche loro non hanno notizie, non hanno informazioni. Ecco perché bisogna dare informazione, e noi a tappeto andiamo nelle scuole. Adesso le scuole, che ho fatto tanto fatica per... ci chiedono i nostri interventi. Tanto sono gratuiti per loro, quindi ci accolgono volentieri. Però non hanno più le remore che avevano prima di parlare di omosessualità. Una volta un genitore ha detto che ritirava la sua figlia dalla scuola se noi parlavamo di omosessualità nella scuola, per dire la mentalità che c'era. Adesso non possono più perché è il dirigente, il referente alla salute che si occupano di queste cose. E c'è un'apertura maggiore, chiaro. Diamo anche ai ragazzi dei volumetti, abbiamo stampato dei volumetti.